Slow Dry, salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale in un altro gioco free e come diciamo noi a gratis. Beh, a dire il vero forse questo non è proprio a gratis perché è una versione dimostrativa, nel senso che ad oggi possiamo tenerlo gratuitamente, ma gli sviluppatori stanno cercando di fare inserire il titolo all'interno di Steam e quando sarà in Steam non sarà più a gratis, quindi è meglio che ce lo giochiamo e ce lo godiamo adesso. Che cosa siamo? Siamo un bradipo, guardatelo lì, con la faccia bella, piaciuta, paciuta. Alla guida della nostra bella macchinina gialla dovremo cercare di arrivare al traguardo nel minor tempo possibile, superando tutti gli ostacoli che ci troveremo in mezzo. Io ho già fatto qualche partitina e devo dire che mi è piaciuto anche abbastanza. Vediamolo di nuovo dall'inizio, come vedete ne abbiamo anche abbastanza di mappe. Gli altri hanno i lucchetti, però devo capire se si tratta di un limite dovuto alla versione dimostrativa o semplicemente dobbiamo sbloccare per andare avanti. O meglio, dobbiamo andare avanti per sbloccare, intendevo quello. Allora, rifacciamo la prima. Guardate quanto sono bravo, ho ottenuto 3 stelline in entrambi, quindi tutto sommato va bene. Incominciamo dalla prima. Ok, quindi ci vediamo il bel filmatino introduttivo. E siamo qui belli a bigollonare sul nostro albero, poi una cazzo di farfallina evidentemente fatta di piombo ci ha fatto crollare per terra. Ovviamente continuiamo a dormire perché non ci accorgiamo di nulla. Ok. Eh sì, dobbiamo tornare sul nostro alberello. E come facciamo a tornare sul nostro alberello? Con la macchina. Perché ovviamente se cadiamo dall'albero pratichiamo tanti di quei chilometri da perderci e da dover ritornare a casuccia con la macchina. Quindi ecco qui il nostro percorso, dobbiamo cercare di compierlo nel minor tempo possibile. E come vedete lì c'è il mio ghost che ho fatto decisamente meglio l'altra volta. Bene, questa volta solamente due stelline, quindi direi rifacciamo. Allora, se riusciamo a ottenere 3 stelle possiamo ottenere il risultato, visualizzare il risultato dei migliori 10 giocatori al mondo, che potete vedere sulla mia destra, sulla destra dello schermo. Abbiamo anche la possibilità di inserire il loro ghost, quindi se vogliamo confrontarci con il migliore che ci ha impiegato quasi praticamente un secondo in meno di noi, ci basterà cliccare sul fantasmino e vedremo il suo ghost, la sua macchinina fantasma. Riproviamoci, vediamo cosa ha fatto lui. Pronti via! Vediamo se conviene fare così, no? Lui aveva tagliato. Oh, ok, ok, conveniva fare così. Ecco, quello verde era lui, quello grigio era il mio risultato precedente. E l'ultimo arrivato sono io. Ok, riproviamoci, vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Così. Ok. Bastarda. Dai, almeno 3 stelline dobbiamo riuscirci. Ok, sì. 3 stelline le prendiamo. Ok, 3 stelline abbiamo preso, però ci abbiamo messo 9-9 a fronte del miglior che è 9-5. Va bene, andiamo avanti. Vediamo cosa ci aspetta nelle prossime mappe. Ok, questa l'ho già fatta. So che il miglior tracciato da fare dovrebbe essere questo qui. No. Lo spigolo non era contemplato. Così. Se tagliamo. No. Vai macchinina gialla. Fai il più veloce possibile. Non sbagliare lo spigolo, non sbagliare. Che cazzo, spigolo bastardo. Dai che ce la possiamo fare, dai che ce la... sono già indietro, non ci credo. Ma mi suicido, basta. Allora, alziamo un po' l'acceleratore. No, non c'è niente da fare. Come on, perché sono già indietro? Ma perché? Non è possibile. Se non era per la sfiga iniziale, non sarebbe stata così male questa. Il perché sono partito così lentamente non l'ho ancora capito. Dai, come on baby, come on. Frena, gira, vai. Ho frenato troppo. Sterza. No. Sì, vado bene, sì. Dai, bradipino mio. No!
Vai, facciamo una bella sgommata, neanche fossimo in Fast and Furious. Gira, gira, gira. Sì, va bene, va bene. No, no, sono già indietro, sono già indietro. Porca miseria. Va bene, la terza stellina l'abbiamo presa. Quello era il mio Ghost precedente, quindi non sono riuscito a eguagliare il mio tempo. Abbiamo fatto 11.99 invece di 11.78. Va bene, vedete il migliore, 11.2 addirittura, una bella differenza. Andiamo avanti. Ok, da qui in poi non le ho mai viste, quindi è la prima volta. Vediamo un pochettino cosa bisogna fare qui. Ok, si può fare un salto? Vediamo il salto. What the... Oh sì, gira, gira, gira. Ok. Eh beh, ma abbiamo tagliato tutto così. E non abbiamo neanche preso le tre stelle. Va bene, via, riproviamoci. Allora, vediamo un pochettino. Non ho sterzato troppo forse l'altra volta. Ok, sì. Così va già meglio. Insomma, mica tanto. Ancora due stelline, via. Vediamo il saltino così, un pochettino meglio, vediamo. Dobbiamo fare, ecco, su in alto a destra c'è il tempo da fare, quindi per avere il 3 stelline almeno 12. E siamo fuori di parecchio ancora. Riproviamoci, vai. Sono curioso di vedere il primo cosa ha fatto. No, su due ruote no. E chi sono? Uno standman, no? Via, neanche una stella del cazzo ci ha dato. Via, via. Vai, zompettiamo così. Teniamoci belli a sinistra. Ok, forse... No. Ma che cacchio. Insomma, no. No, perché mi sterza così, porca di quella miseria. Come on, no. Ti odio. Vai, zompetta così, macchinina mia. Vai, che siamo messi benino. Vai, insomma, perché qua perdo? Porca miseria, no, non c'è verso. Abbiamo migliorato un pochettino, ma siamo ancora molto distanti. Molto. Vai, così, sì. Stiamo andando benino. No, ma perché qui perdo, se... Nella parte finale qualcosa non torna. Ultimo tentativo e poi basta, perché veramente questa qui non la riesco a digerire. Vai! Salto così. Vai. No! Perdo pure contro me stesso. E va bene, passiamo a quella successiva, dai. Vediamo che cosa ci aspetta qui. È simile a quella precedente. Vediamo. C'è anche il delfino. Che figata il delfino. Sì, ok. Ah, ok. E l'insieme della prima e della seconda. Frena, no! Ok, l'insieme di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Bene. Oh, vai, Dave. Vai, bradipino mio. Aiuto, no. Vai, delfino, fammi compagnia. Delfino curioso. Porca di quella. Sì, delfinetto mio. Vieni con me, aiutami. Di ispirazione, vai. Ok, qua va benino. Qua frena, gira. Ma vaffanculo. Sì, molto bene. Ho recuperato alla grande. Freniamo, giriamo. No, cazzo. Frenare così. No, allora incominciamo a frenare già qui. Così, ma cazzo, quanto cazzo vado veloce? No, non c'è verso. No. Sì. Come on, baby. Yes. Frena. Sì, molto bene. Così. Spazzolata. Sì, grandioso Dave. Vai che questa volta facciamo il record. Sì, zompa come un canguretto in calore. Yuhuhu. Ok, sì. Vediamo. Due stelle, va bene. Abbiamo messo 29 secondi e mezzo. Per poco siamo riusciti a prendere due stelle. Per mezzo secondo non prendevamo la terza. Va bene, io direi accontentiamoci qui e vediamo quella successiva.
Vai, bradipino mio. Oddio, questa qui è totalmente nuova, quindi per forza di cose dovremmo essere un po' più cauti. Ok, cos'è un labirinto sta a fare? 14 secondi per prendere 3 stelle. E noi ci abbiamo messo un secondino e mezzo in più. Allora, riproviamoci, vai. Proviamo a fare quella esterna e vediamo un pochettino che cosa ci aspetta. Sì, vai, bradipino mio, sì. Olla! Decisamente meglio. Proviamo di nuovo dall'interno. Perché mi sembra che sia più corto quello interno. Non per dire, però è un pochettino più stretto. No, ecco. È un po' più ostica. No. Allora prendiamo una bella larga, qui freniamo così. Ok. Ok. Con calma, Dave. Con calma. Insomma, no, con calma no. C'è già il bradipo che è calmo. Io devo correre, vai, così va benino. Sì. Beh, va bene. No. Ok. Dai, dai, che va bene. Sì. Ok, che punteggio? 2 stelle. Va 14, di pochissimo. Guardate, 0,7 decimi e mezzo. Di pochissimo. È una droga questo gioco, non riesco a smettere. Vorrei passare a quello successivo, ma non ci riesco. Vai, allarghiamo, freniamo. Ok, benissimo. Stringiamo, vai. No. Freniamo qui, così. Vai, accena. Sterzo, vai. Sì, no! Fuck! No, spigolo bastardo. Sì, wow, l'ho presa bene, molto bene. Sì. Come on, baby! 3 stelle e vai! Molto bene, vediamo un pochettino il punteggio migliore. Beh, non sono neanche nella top, però vediamo un pochettino che cosa ha fatto il primo, sono troppo curioso. Allora, il ghost verde dovrebbe essere quello che è arrivato prima, vediamo. Freno a mano, vai! Sì, diciamo che... Ok. Diciamo che non ero andato molto distante alla fine, eh? È stato proprio una questione di un pelo di patata. Sono comunque soddisfatto. Vai, passiamo al livello successivo. Ok, noi abbiamo fatto il quinto, arriviamo al sesto, andiamo. Vai, bradipino mio, fatti onore. Ok, allora qui c'è una curva. Oh, mappate che curvone. No, non ti girare con... No. Oh my god. Allora andiamo a farci un giretto e vediamo un pochettino che cosa ci aspetta in questo circuito. Sarebbe quasi da tagliare la pista. Vediamo dopo se è possibile tagliarla. Sì, ok. Va bene, dai, è abbastanza semplice. Mi domando, ma se io saltassi così e tagliare da brutto? Sì! Vai, accelera. Ok, vediamo un pochettino, 16 secondi, minzeca direi. Beh, 16 secondi, come cacchio si fa? Allora, per forza di cose bisogna tagliare, secondo me. Perché diversamente come... No, così no, non va. Vai Dave, proviamo ancora una volta. Ah, ma se io saltassi di qua, no. No, cioè, pensate se si potesse tagliare a sinistra di qua, sarebbe una figata. Allora vediamo un pochettino. No, secondo me non è l'idea giusta questa, direi proprio di no. Quindi per forza di cosa dobbiamo fare un bel taglione qua a destra, magari sterzando. No! Direi che mi è andata troppo di culo. Allora, vediamo quella successiva. La 7, vai. E poi basta, ragazzi. Solo questo qui e poi veramente basta.
questo qua sono troppi dossi. Proviamo a fare così. Mannaggia quanti dossi. Bisogna metterci 11 secondi. Ok. Ci hai messo 11 e 3. Beh, non è stato proprio malvagio. Proviamo a fare i dossi, vediamo un po' che cosa ci aspetta a zompettare qua sopra. Sì, si rallenta molto, ma è... Forse l'idea iniziale non è stata poi malvagia. Allora, vediamo un pochettino di fare così. Ok, sì. Wow, benissimo. Vabbè, siamo sempre lì. E va bene ragazzi, dai, per questo primo episodio direi che è stato decisamente positivo. Il divertimento è assicurato, ma sono assicurate anche le bestemmie, perché comunque sia, sbagliare è normale. Ma la voglia di riprovarci per migliorare sistematicamente il nostro giro è davvero tanta, infatti il gioco è una mezza droga. E come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!